Allora, oggi facciamo questo video di tonificazione, quindi ho preparato un paio di pesetti, che questi sono da 2 kg, però ovviamente possiamo usare le bottigliette, le mezze bottigliette d'acqua o anche i pesetti da 1 kg. Quindi ovviamente ognuno sceglie, ok? Anche in base al tuo grado di allenamento puoi scegliere, ok? Quindi adesso intanto andiamo a fare per riscaldarci la marcia sul posto. Solleviamo le ginocchia, facciamo dei bei respiri e cerchiamo di tenere l'addome per fare in modo di non usare i fianchi e la schiena, ma di controllare proprio con gli addominali profondi, quindi spingere un po' in dentro l'ombelico per controllare meglio la nostra schiena. Quindi anche quando andiamo a camminare veloce, teniamo sempre un po' il trasverso dell'addome attivo. Questo ci aiuta anche ad allenare il muscolo profondo degli addominali e quindi a fare la pancia più piatta. Ok, respiro e perfetto. Adesso facciamo gli squat, apriamo un pochino le gambe, ci pieghiamo ed espirando torniamo su. Quindi mi focalizzo, oltre che un pochino sui bicipiti brachiali, sui glutei e sulle cosce. Ovviamente scendi fin dove riesci a mantenere sempre bene a terra i talloni e le ginocchia in linea coi piedi. Quindi non più avanti, non più storte, però dritte sui piedi, allineamento articolare. Ok, ritorno su, rilasso un attimino, quindi braccia morbide e marcia piccolina. E ora da qua andiamo a fare la tonificazione della parte posteriore delle braccia. Quindi mentre faccio la marcia, spingo in su le braccia dietro. Rafforziamo proprio i deltoidi posteriori, quindi facciamo una bella tonificazione delle braccia tutto tondo. Respiriamo e spingiamo in su. Benissimo, adesso andiamo a fare lo squat con il movimento per i tricipiti, cioè squat, estendo, fletto e torno, e estendo, fletto e torno. E su. Ok, adesso rimani là e fai solo il movimento. Stai con i gomiti fermi, sono fletti e stendi, ma sempre con le braccia indietro. E ovviamente controlla anche il ritorno, la fase eccentrica, cioè non lasciare andare giù molli, ma controlla anche il ritorno. Perfetto, rilassiamo. E adesso, un ultimo sforzo prima di sciogliere, sempre con i pesetti, andiamo a tonificare sia le braccia che i muscoli della schiena. Quindi andiamo sempre con la posizione inclinata, la schiena piatta come prima, solo andiamo giù con le braccia e poi le portiamo in fuori e giù. Apro, estendo, fletto e giù. Estendo, fletto e giù. Ok, da qua solo su e giù, piano su e giù, verso dietro, con i palmi delle mani verso dietro. Fino a rilassare le braccia, lasciare i pesetti giù, a lasciarti andare un pochino a testa in giù, col collo, le braccia, le spalle rilassate. E poi a srotolare e a tornare inspirando ed espirando di nuovo, marcia sul posto. Questa volta lascia le braccia fare ampi movimenti morbidi. Sempre usa l'addome per marciare bene in modo
energico. Ora prova a portare la mano verso l'esterno del ginocchio opposto. Uno e due. Anche a fare una lieve torsione del busto. Fino a portare le mani dietro la testa, doppia torsione da un lato e dall'altro. E fino da questa posizione a fare le inclinazioni laterali, come a portare il gomito verso la cresta iliaca strizzando l'obliquo, quindi come proprio a strizzare questa parte, quindi l'addome un po' verso l'interno e il gomito verso l'osso dell'anca. Uno e due. Fino a ritornare e a spingere come lontano qualcosa, inclinando il busto e traslandolo da un lato e dall'altro. E ora da lì riprendiamo i pesetti, quindi prima sciogli un attimino, rilassa, scuoti un po' i polsi, le mani, le gambe e poi ti andiamo a riprendere i pesetti e andiamo ad aprire un pochino le gambe, quindi a tonificare anche le cosce. Pieghiamo una gamba sempre col ginocchio in linea col piede, la mano verso la caviglia opposta, quindi piego, estendo e torno, uno e due. Op e su. Respira e sentiti proprio parte del movimento. Concentrati sui muscoli che stai muovendo e che stanno lavorando. Più ti concentri anche con la tua mente e più il lavoro è efficace, anche se è lento. Quindi più è lento e anche più si sente, eh? Fino a farlo al centro, quindi tutte e due le gambe insieme con le anche aperte, sempre le ginocchia in linea e mani alle spalle, estendo sulle braccia, ritorno giù e ritorno su e anche qua scendi fin dove riesci, però cerca proprio di portare il più possibile le cosce parallele alla terra. Ancora quattro volte questo bel movimento di coordinamento sia per i glutei che per le cosce che per le braccia. 3, 2 e 1 e ritorna qua, avvicina un pochettino i piedi fra loro, mantieni i pesetti, una mano sulla spalla, flessione laterale e ritorno, 10 volte per lato. Tieni sempre bene l'addome spinto all'interno, il braccio di fianco all'orecchio. 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio lato, hop, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ritorna e da qua
andiamo a flettere i gomiti, a portare sulle braccia, ritorno e scendo nello squat. Ovviamente ascoltati sempre bene il tuo punto limite e scendi solo fin dove il tuo corpo vuole arrivare. Respira in modo naturale, come ti viene, ancora 4, 3, 2 e 1, e ritorno su, adesso da qua apro, chiudo, avanti e ritorno, in alto e torno, in fuori, in avanti e su. Tieni strettissima la pancia, ferma la schiena. Fuori, avanti e su ancora una volta. Fuori, avanti, su. E da qua riappoggia i pesetti e scuotendo un pochino le mani e i polsi, rilassi e trovi una posizione comoda per te per respirare un istante e ascoltare qualche volta il tuo respiro, i tuoi muscoli che hanno lavorato, e poi senza i pesetti facciamo un movimento sempre per le braccia, aprendole facciamo dei cerchiolini con le nostre braccia, quindi cerchiolini, cerchiolini, mantenendo giù le spalle, mantenendo bene stretta la pancia in una direzione e poi nell'altra. Ok, poi incrocio davanti, apro e apro, incrocio, incrocio, apro e apro, cercando sempre di abbassare le spalle. Perfetto, fino a inspirare e ad espirare rotonda, andare ancora giù. Camminare con le mani in avanti, coi piedi indietro e portarti nella posizione della panca, tutto il corpo bello proteso sulla stessa linea. Da lì appoggia le ginocchia, mantieni fermo il bacino, solo pieghi e stendi le braccia. Ovviamente appoggiati sul morbido in modo che le ginocchia non diano fastidio. Non scendere troppo, ma solo fino a dove dopo riesci ovviamente a risalire senza compensare con la schiena. Quindi senza andare a inarcare la schiena, nemmeno compensare con le altre parti. Muovi proprio le braccia e senti i tricipiti, quindi gomiti vicini al corpo. Perfetto, fino a ritornare nella panca e avvicinando leggermente i piedi alle mani, il cane a faccia in giù, usandola proprio come stretch. Allungati bene, appiattisci la schiena. Cammina con i piedi vicini alle mani, srotola la schiena, risali rotonda, inspira al cielo e rilassa. Lascia un istante le braccia, marcia per rilassare le braccia e mantenerti sempre in movimento. Quindi facciamo la marcettina sul posto in modo da mantenere su sempre i respiri, i battiti cardiaci un pochino, per fare un po' di cardio, e poi rifacciamo un'altra volta le flessioni cosiddette, cioè i piegamenti sulle braccia, con un altro accorgimento. Quindi ritorniamo come prima giù, quindi rotonda, appoggi a terra, porti i piedi e le mani distanti nella panca, appoggi le ginocchia e adesso facciamo 5 volte la posizione per i tricipiti. Inspiro e soffio, salgo, schiena pari, pancia stretta, 4 e 5, allunga un istante, proprio giusto per fare appena un allungamento, ritorna nella posizione
apri leggermente di più le mani, sempre bacino, retroversione, pancia stretta, apri un pochino di più i gomiti a circa 45 gradi, classico piegamento sulle braccia che coinvolge un po' di più anche i pettorali. Perfetto, fino a ritornare nella posizione del cane faccia in giù. E di nuovo a avvicinare i piedi alle mani, srotolare. Ed inspirando risalire e rilassare, scuotere un pochettino, respira e vai con la marcia sul posto con le braccia rilassate avanti e indietro. Benissimo, adesso facciamo il movimento dello sciatore, che è sempre uno squat, quindi al centro le gambe sono sempre pari e le articolazioni allineate, solo vado in torsione col busto e porto un braccio avanti e uno dietro quando risalgo. Fino a ritornare qua, scuotere, rilassare un pochettino, prendiamo i pesetti ancora una volta e facciamo un'altra serie dei movimenti misti, braccia e gambe insieme, piego con le anche aperte, mani giù, qua e su, qua e giù, alle spalle e su, alle spalle, giù e su, trova il tuo respiro, comodo per te, il tuo ritmo, ma concentrati su tutti i tuoi muscoli, sia sui glutei, che sulle cosce, che sulle braccia. Tre. Due. Benissimo, adesso ultima marcia, sempre anche con i pesetti, anche spingendo un pochettino un braccio e poi l'altro indietro. Perfetto, adesso riappoggia i pesetti, inspira, espira e lascia morbide le braccia, destra, sinistra, rilassate, lasciali proprio cadere di qua e di là e anche oscillando in modo un pochino più ampio, solleva un tallone, ruota proprio il busto, passando per il centro, piegando un po' le gambe e facendo delle oscillazioni ampie. E ora da lì apri di più le gambe come all'inizio, però piegandone una, porti la mano verso la caviglia opposta e fai un ampio cerchio con un braccio e con l'altro, sempre con la schiena piatta, spostando il bacino, quindi senza mai piegare la schiena, una gamba si piega, l'altra resta ben distesa con tutto il piede a terra, anche la parte esterna. Da lì, appoggiare la mano, allungare l'altra gamba, ovviamente se ce la fai scendi proprio fino giù, se no stai più su e poi ti aiuti sempre con la mano, cambia,
Se vuoi scendi più giù, sollevando l'altro piede se riesci a scendere proprio fino giù, se no ovviamente rimani nella posa intermedia, per poi tornarci, tornare al centro, prenderti con le mani dietro alle caviglie, tirarti nella posizione dell'angolo, riappoggiare le mani, avvicinare i piedi fra loro, piegare un po' le gambe, srotolare la schiena. E di nuovo inspirare ed espirare e scuotere un po' i polsi, sciogliere anche le mani che hanno lavorato anche loro, fare dei cerchi con i polsi, apro e chiudo le dita e li scuoto.